gli anni 70 dovrebbe essere stato anche quel momento, anche dal punto di vista proprio economico-produttivo, in cui cioè, a un certo punto si arriva al massimo, anche all'apice forse della contestazione nei paesi europei, nei paesi capitalisti, mettiamola così. Se non sbaglio, in Italia, così come in Francia, anche in realtà è un po' come se la conflittualità si tripartisse in un certo senso. Quindi chiaramente, modo di produzione capitalistico da un lato, movimenti operai, movimenti studenteschi post-68. Però c'è anche poi un confronto con la forma istituzionale, col Partito Comunista. E mi chiedo questo, cioè che ruolo avesse in questa cosa, detto proprio banalizzando al massimo, il fatto che ci fosse un'Unione Sovietica. Esisteva un altro blocco, comunque, da cui era anche il periodo dei maoismi, no? Quindi di quel rifiuto anche un po' quasi del modello sovietico, però comunque su quella base, comunque sul fatto che un Partito Comunista, per quanto criticato e per quanto parlamentarizzato, quello che è, però c'era un movimento operaio. Mi chiedo appunto che rapporto ci fosse con questo però sfondo grande, istituzionale in un certo senso e globale. La risposta è molto rapida, per dire. Cioè, il Partito Comunista Italiano, a partire dal 73, ha deciso di imboccare la via del compromesso storico, in quanto dopo l'esempio del Cile ha pensato che non ci fosse nessuna possibilità per un partito operaio di prendere il potere democraticamente senza l'appoggio delle altre classi sociali. Dopodiché, in realtà l'Unione non l'ha fatta con i cattolici, ma l'ha fatta con la Democrazia Cristiana, che è un po' diverso. È praticamente un accordo tra due partiti. Il Partito Comunista è stato, senza alcun dubbio, il motore maggiore della repressione e del nostro annichilimento, perché, giusto appunto, doveva eliminare tutta l'area contestataria per poter portare a termine il suo progetto, senza accorgersi che questo progetto era suicida, tant'è vero che il Partito Comunista non esiste più, è morto e sepolto. L'Unione Sovietica era l'esempio negativo per noi. C'è da dire, quello che noi chiamavamo comunismo era tutt'altro del comunismo dei partiti comunisti. È uno degli elementi fondanti della critica nostra, la critica radicale all'Unione Sovietica e al socialismo realizzato, così era il vocabolario che si usava. Posso anche dire però che hai citato il 73, il compromesso storico, cioè, ma ben da prima la radicalità delle esperienze torinesi di Marghera, della Marelli in giro per l'Italia, aveva individuato nel Partito Comunista non l'alleato ma l'avversario. La radicalità che citavi di più salario meno lavoro era il Contrario del contenitore. laborismo sovietico. Dal Partito Comunista dentro al 69, all'autunno caldo, insomma, questo suo problema istituzionale di trovare dentro la via parlamentare e alla politica delle alleanze la strada per trasformare, insomma, era ancora il Partito Comunista di Togliatti, insomma. Quindi, Era più di Berlinguer, sì. 68-69. No, era quello che sarebbe diventato Ah, il beh, Partito sì. Comunista. Ma quanto studiavate all'epoca? Perché eravate molto preparati. All'epoca, in effetti, delle persone che avevano più o meno gli stessi interessi mettono insieme e studiavano insieme, e questo era un volano incredibile di discussione, di apertura e così via. Un po' interdisciplinare, nel senso che comunque lei studiava medicina Certo. e si leggevano queste cose. Tu. Sì. Lei. Ti sei riproposto Sono anche proprio con me vecchio, prima. ah, Però non lo so, non è una questione solo del contenuto dello studio, perché effettivamente oggi sul telefonino abbiamo la possibilità di studiare tutto quello che vogliamo. È un discorso di socialità, secondo me, più che di contenuto. No, poi un altro pensiero che ho avuto sentendo il vostro racconto, no? In realtà voi non avete cercato quello che vi è capitato, cioè c'è stato un contesto storico che vi ha messo in quella condizione lì in cui voi vi siete trovati. Non sono proprio d'accordo. Nel senso, veniamo da contesti che in un certo senso ci è capitata questa realtà. Poi, ovviamente, le cose si sono sviluppate in un certo modo. Ma sai, le biografie di ognuno, di quelle migliaia e migliaia di persone che parteciparono a quella fase sono diverse, almeno cioè, gli incroci con l'istanza della trasformazione. Perché ecco, all'origine della lotta per l'assemblea durante l'orario di scuola,
ecco, vista, ma già poco dopo, retrospettivamente, era cosa, era una miseria, ma di fatto fu l'innesco di processi che andarono lontano. Non per dire, come diceva lui, o forse non so se vai, volevi vai. Dire, però scusami, non volevo. Non dire che eravate già dentro un percorso tracciato, però effettivamente chiedere quanto queste micce spontanee poi effettivamente, come appunto ha detto prima Gianfranco, è vero che dal 73 in poi il Partito Comunista e quella realtà istituzionalizzata prende un'altra strada, però come quei movimenti poi autonomisti, spontaneisti, riescano, diciamo quasi ad hackerare in un certo senso, comunque a servirsi di strutture, dispositivi in un certo senso, esistenti. Per dire, non so se lo ricordi, ma l'elezione politica del 72, all'elezione si presentò Lotta Continua, noi dicemmo assolutamente si vota per il PC. Sbaglio? No, sbaglio. E in autonomia anche tu. No, all'epoca c'era un gruppo che si chiamava Potere Operaio, poi l'autonomia si è sviluppata. Era tutto un ragionamento, molto, anche se vuoi, contorto, quello che portava a dire si vota per il PC in quel momento e non si vota la lista di Lotta Continua. Però sul fatto perché c'era ancora la speranza effettivamente che il PC potesse avvicinarsi e raccogliere alcune delle esigenze dei movimenti giovanili, cosa che invece non c'è stata, è stato esattamente il contrario. Tant'è che l'inchiesta del 7 aprile 79 della Procura di Padova gliela messa in piedi il PC. Esattamente. Comunque volevo rispondere a una cosa, non siamo stati portati dal movimento. L'abbiamo fatto il movimento, cioè senza la nostra volontà di rompere con il sistema non ci sarebbe stato nessun tipo di movimento. L'abbiamo creato noi, non siamo stati portati, questo voglio dirtelo chiaramente. Negli anni 70 le nostre lotte non erano di resistenza, erano d'attacco al sistema. Il ciclo di lotte dell'operaio massa, dell'operaio della catena fordista si era conclusa con le bombe del 69 e la ristrutturazione delle fabbriche del lavoro dei primi anni 70. Ma in Italia, a differenza di altri paesi, si è riaperto un nuovo ciclo condotto in prima linea dai giovani e dalle donne. Condotto, non subito. Questi movimenti non si ponevano solo in funzione di resistenza all'attacco capitalistico, ma volevano sradicare il sistema sociale e politico vigente, i suoi modi di rappresentanza, oltre e al di sopra della resistenza c'era il desiderio di vivere in modo diverso, più liberi, la speranza di distribuire le ricchezze in modo più giusto, di permettere alle differenze di genere, sesso e cultura di esprimersi senza costrizione. Erano lotte rivoluzionarie. Ecco, questa è la risposta che volevo darti. Sì. Ma infatti penso che faccio un piccolo appunto per quelli anche un po' più giovani, che io non sentivo nominare la parola rivoluzione veramente da tanto tempo. Ed è una cosa che non senti più, nel senso che senti resistenza, senti, non lo so, io l'ho ritrovato ad esempio nel movimento Notav, perché ho avuto la fortuna di entrare nel movimento in una maniera diretta e questo mi ha aiutato molto a riscoprire alcuni aspetti dell'antagonismo, ma veramente è una parola che manca. In questo momento è un po' retorica come affermazione, però forse può essere anche un po' una riflessione su quello che era veramente anche il coraggio che è collettivo, non può esserci il rivoluzionario da solo, no? È impossibile, è un perdente di suo. Però devi anche ammettere dal tuo punto di osservazione che nella tua terza vita è più privilegiato, perché sicuramente è più prestigioso, è più accettato, è più di successo anche rispetto a quelli che sono il quieto vivere della società. È una parola complessa da poter portarsi sulle spalle, nel senso che voi potevate portarvela sulle spalle perché stavate veramente costruendo una rivoluzione che in realtà ha perso il movimento, o ha perso più la politica di quegli anni lì. Nel senso, mi ha colpito molto il fatto che tu affermassi, secondo me con giustezza, la morte sepolta del Partito Comunista, e questo è assolutamente innegabile. Cioè,
mentre molte idee di quelle che sono state alla base della nascita della vostra rivoluzione rimangono come una brace anche nelle generazioni più giovani, e sono state quelle che poi io ho ritrovato, ad esempio, nel movimento Notav. Però forse una cosa su cui si può riflettere, io non sono più giovane, ma ogni tanto spero di esserlo, al mattino quando mi sveglio, però forse è proprio da lì che quel coraggio, quella preparazione, poi alla fine se si va a studiare l'operaismo, io ho provato a farlo senza basi universitarie come puoi aver tu e come immagino anche tu e altre persone che sono sedute a questo tavolo, c'era un'intellettualità che manca in alcuni aspetti, chiaramente da rinnovare, rinnovata. E credo manca anche il movimento operaio, cioè, oltre che l'intellettualità del movimento operaio, manca anche un po' il movimento operaio.